Buonasera dalla redazione, iniziamo subito le notizie dalle nostre vallate parlando di una tragedia sul lavoro, possiamo dirlo. A Sansepolcro un settantenne si è ribaltato con il trattore ed è deceduto. Tragico incidente mortale ieri sera intorno alle 20 nei pressi della frazione Basilica di Sansepolcro all'altezza del vocabolo Panico. Un uomo di 70 anni intento a lavorare con il proprio trattore nella vigna di proprietà si è ribaltato mentre stava tornando a casa ed è rimasto incastrato sotto il veicolo. A dare l'allarme il fratello che era con lui a lavorare nella stessa vigna, non vedendolo tornare a casa, è ritornato indietro dando quindi l'allarme. La ruota posteriore del mezzo è finita accidentalmente nel vuoto, in un punto dove l'erba era più alta e quindi ha ribaltato il mezzo che ha schiacciato il conducente. Sul posto si sono recati l'automedica e l'ambulanza della Croce Rossa Abiturgenze, ma all'arrivo dei soccorsi l'uomo non rispondeva. Sono stati attivati gli elicotteri Pegaso e Drago. Il primo da Firenze non è neppure atterrato, così come l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Arezzo Drago, mentre i Vigili del Fuoco di Sansepolcro insieme ai carabinieri sono rimasti nel luogo dell'incidente fino a notte fonda per attendere l'arrivo del magistrato per la concessione del nulla osta per la rimozione del corpo dello sfortunato settantenne. Novità nel programma per l'edizione 2022 di Pieve Classica, la rassegna musicale organizzata nel comune di Pieve Santo Stefano. Per causa di forza maggiore, uno degli appuntamenti è stato annullato. Si tratta del duo marchigiano dei Little Pieces of Marmalade che avrebbe dovuto esibirsi il 9 di luglio. Confermati gli altri due eventi, il 16 luglio con il Barbiere di Siviglia, messo in scena dalla Compagnia d'Opera Italiana di Firenze, e il 21 luglio con la cantante Karima. Sono stati presentati ufficialmente i nuovi componenti della segreteria del PD di Montevarchi, nominata dopo il congresso comunale dello scorso 9 maggio. Un percorso lungo che dopo la sconfitta elettorale dello scorso ottobre ha presentato diversi ostacoli da superare. Il PD di Montevarchi vuole oggi dare il via ad un nuovo corso e soprattutto confrontarsi con i cittadini. Sono stati presentati ufficialmente i nuovi componenti della segreteria del Partito Democratico, nominata dopo il congresso comunale dello scorso 9 maggio. Sara Brogi è la neosegretaria, vice Francesco Tassi, Giovanni Iannelli, Alessandro De Falco, Anna Renzi ed Elisa Bertini sono i nuovi componenti della segreteria. Abbiamo fatto un congresso lungo, però è stato un tempo necessario che ci serviva per analizzare le sconfitte elettorali, ci serviva per comprendere le nostre differenze anche all'interno del partito, per poter però presentare un percorso, un progetto unitario. Quali saranno i prossimi obiettivi che intendete raggiungere? Due diversi obiettivi, uno all'interno del nostro partito in cui dobbiamo riorganizzare le attività proprie del partito che sono i circoli e un grande impegno che ci porterà riguardo alla fase del tesseramento e quindi il contatto con i nostri iscritti e con i nostri simpatizzanti elettori. L'altro grosso obiettivo è un lavoro di prossimità con la cittadinanza di Montevarchi. Ripartiremo dall'ascolto dei cittadini, delle associazioni, delle realtà produttive, associative e di volontariato del territorio. Questo è il commento del segretario provinciale Ruscelli. Oltre chiaramente a fare l'opposizione che serve per stimolare l'amministrazione comunale a Montevarchi nel fare quello che, essendo eletta, deve fare, ma al contempo a creare le basi per costruire un progetto alternativo che consenta al centro-sinistra di tornare a governare anche il comune di Montevarchi. Dopo 2 anni caratterizzati da molte restrizioni, l'attività del centro diurno Tangram di Rassina sta tornando a pieno ritmo. Il Tangram è uno dei centri gestiti dall'Unione, un centro importante che permette a questi ragazzi con disabilità di crescere e di diventare anche autonomi. Noi amministratori siamo chiamati a dare delle risposte, a soddisfare le esigenze dei nostri cittadini e ancora maggior soddisfazione quando si danno risposte, quando ci sono, persone fragili. Come ci hanno accolti i ragazzi? Appena sono arrivata,
ti abbracciano, basta vedere la contentezza nei loro occhi per descrivere cos'è il centro. Durante la pandemia abbiamo dato, credo, delle risposte comunque importanti, perché il centro è stato chiuso solamente per un tempo molto limitato, siamo stati in grado di mettere in piedi tutti i protocolli necessari per la sicurezza degli ospiti e degli operatori, e qui davvero va fatto un plauso e un ringraziamento alla responsabile, alla dottoressa Nocentini, a tutti gli operatori e le operatrici della struttura, perché insomma si è davvero gestita anche la fase della pandemia in maniera corretta, con tutti quelli che erano i protocolli, e adesso ci aspetta, diciamo, un percorso di fuoriuscita, ma che comunque non ci fa abbassare la guardia. Tra l'altro questo è un centro visibile alla comunità, perché vengono fatti tanti progetti anche insieme all'amministrazione, che permettono di far conoscere ancora meglio il centro stesso ai cittadini. Per noi del comune di Castelfugognano è sicuramente un fiore all'occhiello anche per tutti i progetti che vengono svolti qui all'interno del centro. Pertanto è importante continuare a sviluppare tutti questi progetti, perché i ragazzi hanno bisogno di vicinanza da parte dell'amministrazione, e noi cerchiamo di far di tutto per potergliela dare. Credo che sia importante questa sinergia fra le amministrazioni e i ragazzi. Lucignano si prepara alla maggiorata 2022, domenica 22 maggio e martedì 24 nell'edizione in notturna, domenica 29 gran finale e mercoledì 1 giugno ancora in notturna. Questo con il patrocinio dell'amministrazione comunale della Regione Toscana, della provincia di Arezzo e dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia. L'edizione 2022 è stata presentata oggi in Consiglio regionale alla presenza del presidente Antonio Mazzeo, dei consiglieri regionali Lucia De Robertis e Vincenzo Ciccarelli. Fresato di pneumatici e bronzo, questi sono due materiali usati da Giulio Galgani per realizzare opere scultoree e pittoriche. L'artista ha inaugurato la mostra Opera Nuova proprio a Lucignano. Giulio Galgani è tornato ad esporre in Val di Chiana, al Museo di Lucignano. L'esposizione, che porta il titolo di Opera Nuova, comprende sia opere pittoriche che scultoree, e non è un caso che sia stata inaugurata e che rimarrà visitabile per l'intero periodo della maggiolata. Le opere esposte hanno infatti un forte richiamo alle tradizioni, al paesaggio, alla terra e alla storia del territorio, proiettando chi le osserva verso un futuro con sguardo innovativo. Utilizzo materiale post-industriale e anche di riciclo. Lavoro molto il bronzo, che è il materiale nobile, quindi di storia antica, e materiali che recupero nei miei viaggi, diciamo nelle mie passeggiate nella campagna che vado a rubare, insomma. Materiali che hanno anche della storia. La storia delle persone che le hanno usate e la storia del territorio che in qualche modo se ne è appropriato con il tempo. Cosa vuole trasmettere questa mostra? Uno tenta di veicolare tante cose, prevalentemente delle emozioni e delle domande, perché l'arte non vuole essere solamente decorativa, porta con sé un progetto di concetto. C'è un'opera poi, nello specifico, che si trova nella Sala dell'Albero d'Oro e che è particolarmente legata all'attualità. Ho fatto un intervento su degli alberi recuperati dal mare, dove ho inserito questa rete di uomini. Noi ben sappiamo cosa il mare in questo momento ha portato con le migrazioni. Se questi uomini non hanno avuto la possibilità di vivere su questa terra, diamogli quella che almeno di vivere nel cielo, insomma. Dal 23 al 27 maggio a Cortona torna la settimana dello sport, la rassegna organizzata dall'Istituto Scolastico Luca Signorelli con il contributo del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il patrocinio dell'amministrazione comunale e l'impegno degli insegnanti di educazione fisica. Da alcuni giorni nelle palestre cortonesi si stanno svolgendo le gare delle varie discipline sportive. Il 27 maggio giornata conclusiva con le sfide finali, le premiazioni e poi l'incontro pubblico con la partecipazione dell'ex calciatore Attilio Sorbi. Ed è tutto per questa edizione. Grazie della vostra attenzione e buon proseguimento sulla nostra emittente.